aprirsi il dibattito e la discussione politico-parlamentare. C'è un altro aspetto che vorrei però toccare. Noi abbiamo messo un'altra norma che non cuba, non cifra, non fa tabellina per quanto riguarda i saldi finanziari, ma che è quella che ci dà la direttrice di marcia, perché abbiamo detto che già oggi, già in presenza degli attuali prezzi di riferimento, da dove ci sono più del 20% rispetto al prezzo di riferimento, è tenuta a ricontrattare il prezzo con il fornitore, e se non si mettono d'accordo ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità. Non è una norma da poco. Si dice nel comma 12 quello che si riferisce che al fatto che se a luglio troviamo un'intesa governo-regioni, questa comporta la possibilità di modificare le misure, lavorare meglio, perché quello è un po' il chiodo, no? Il chiodo che serve per approfondire un tema che è quello proposto dal presidente Errani. Ecco, non sottovalutiamola, quello che vorrei dire proprio al mondo della rete territoriale, specialmente nell'Italia centrale, noi abbiamo molti ospedali di vallata, di plurivallata, che stanno sotto una soglia, diciamo, significativa, possono anche avere solo 40 posti letto, auto. Questo sarebbe in molti casi il risultato per fare la chemioterapia. C'è l'assistenza geriatrica, non c'è certamente una specialità chirurgica che ha bisogno di certi volumi per essere sicura per il cittadino.